Berlusconi è stato già sfiduciato da questo Parlamento nel momento in cui gli è stata bocciata la legge di bilancio, quindi non c'ha più né una lira da poter gestire né una possibilità di poter spostare questi capitoli di bilancio. La fiducia di domani è semplicemente un artificio comprato, venduto e ricattato in esecuzione di impegni presi il 14 dicembre nei confronti di quei traditori di allora che si sono venduti per assicurargli una fiducia che non aveva più, perché la sua maggioranza, quella eletta dalle elezioni, non ce l'ha più. Ed in queste ore evidentemente qualcuno sta pagando la seconda rata per poter permettere a queste persone ancora di dare una fiducia che altrimenti non darebbe. La verità è molto semplice: la fiducia in Parlamento in questo momento è semplicemente una fiducia fra complici, non nell'interesse del Paese. Paese che non può più aspettare che Berlusconi sistemi i suoi affari, perché sta esplodendo la rivolta sociale, proprio per questa ragione che il Capo dello Stato ha messo con le spalle al muro il governo Berlusconi, e noi abbiamo il dovere, e noi questa volta le opposizioni abbiamo dimostrato che siamo uniti nel dissociarsi da questo comportamento ingiustificabile del governo Berlusconi, e vogliamo costruire un'alternativa. Quale? Noi dell'Italia dei Valori diciamo in modo chiaro: un governo dell'emergenza se necessario e se il Capo dello Stato ce lo chiede, per fare una nuova legge elettorale, ma soprattutto al più presto alle elezioni anticipate, perché abbiamo bisogno di ridare credibilità alle istituzioni con persone che si occupano del Paese e non degli affari propri. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo preferito in modo forte e chiaro manifestare la nostra protesta dicendo che non lo vogliamo ascoltare più. Basta chiacchiera, Asiglio, ci hai rotto, vai a casa, non abbiamo più, non ti vogliamo sentire più. Vanna Marchi ha preso in giro gli italiani, ma dopo un certo periodo di tempo è stata assicurata la giustizia. Almeno tu a quelle dei cittadini che con il diritto del voto ti possono mandare a casa, lascia che questa giustizia politica dei cittadini che possano andare a votare al più presto, lascia che questo avvenga. Vai a casa, perché il paese sta morendo nel mentre tu qui, novello Nerone, stai suonando la tua cetra e ridendo a crepapelle. Questo è un delitto, anzi è un omicidio politico di una democrazia e dello Stato di diritto, e noi abbiamo il dovere di assicurare, non dico la giustizia, ma alla giustizia dei cittadini con il voto anticipato, il responsabile, che si chiama governo Berlusconi. Berlusconi troverà sempre una soluzione per cercare di sfuggire alle sue responsabilità. Non è più Berlusconi che deve trovare una soluzione. Lui, l'unica cosa che sta trovando è una scelta personale di sopravvivenza politica per salvare i suoi guai giudiziari. E tanto è vero che dice: no, lei non lo vuol sapere, ma io insisto nel dire i cittadini in Parlamento devono sapere che i cittadini, mentre noi stiamo discutendo qua al Senato, si sta discutendo un'ennesima legge ad personam per salvare se stessa, e domani con il processo breve, e settimana prossima qui si ripresenta ancora la legge sulle intercettazioni per non far parlare a voi e per non fare il loro dovere ai magistrati.